ostacoli alle indagini, perché le indagini, nei tempi consentiti e nel rispetto delle regole, devono compiersi, perché questo è il compito che viene dato allo Stato nei confronti quando vengono commessi dei crimini. E l'emendamento a firma Santelli, Parisi, D'Alessandro, che ha illustrato l'onorevole Sisto, è un emendamento che in realtà è un cavallo di Troia, perché le indagini noi sappiamo che sono indagini segrete. Tanto è vero che e quindi altri, e nelle proroghe la proroga viene notificata alle parti. E quindi dire che nella richiesta di proroga bisogna anche dire il canovaccio delle indagini che si andranno a fare mi sembra che sia rendere inutili e superflue le indagini. La ringrazio. E allora, se non ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione sull'11.23, i cui pareri sono contrari. Giacomoni. Locatelli. Cecconi. Va bene, mi pare che ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 64, contrari 351, la Camera respinge. Siamo all'11.22 Santelli, i pareri sono contrari. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Vico. Allora, Placido, ho votato, sopra, Iori, votato, bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 42, contrari 351, la Camera respinge. Siamo all'11.164 Ferraresi, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. Deputato Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Questo comma 5 è stato inserito in commissione durante i lavori e praticamente inizialmente metteva una vera e propria pistola alla tempia, un vero e proprio orologio all'attività del pubblico ministero una volta chiuse le indagini preliminari. Tra la richiesta, quindi tra la chiusura e la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio di 3 mesi, pena appunto la vocazione delle indagini. Successivamente, dopo anche le critiche del Movimento 5 Stelle e di tante procure che sono poi uscite sui giornali, c'è stato un duplice passo indietro e si è arrivati a concedere appunto 3 mesi più 3 prorogabili per le normali indagini, mentre si è arrivati al termine di 12 mesi per quanto riguarda le indagini per mafia e terrorismo. Crediamo che sia un passo avanti assolutamente giusto e lo facciamo notare, ma in ogni caso